Contratti, Marcegaglia, auspico accordo con tutti i sindacati, ormai è chiaro che non c'è unità tra i sindacati. Ormai è abbastanza chiaro che non c'è unità tra i sindacati, in passato c'era, oggi non c'è e questo elemento diventa fondamentale. Noi ci auguriamo di poter arrivare comunque a un accordo con tutti i sindacati, vogliamo fare un accordo interconfederale proprio sul tema della esigibilità, poi eventualmente appoggiato da una legge. Lo ha affermato oggi il presidente della Confindustria Emma Marcegaglia a margine dell'Assemblea dell'Unione Industriale di Torino, ricordando che l'appuntamento con i sindacati è per venerdì prossimo. All'ordine del giorno, ha spiegato il presidente degli industriali, c'è l'esigibilità dei contratti aziendali, quindi l'idea che se un'azienda firma un accordo con chi rappresenta la maggioranza dei lavoratori, poi questo deve valere rispetto a tutti. Ma intanto su Fiat Marcegaglia si dice preoccupata del ricorso della FEOM. Siamo contrari alla via giudiziaria nelle relazioni sindacali che invece si fanno trattando, ragionando, andando avanti insieme come è sempre stato fatto. Così la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, interpellata sulla prima udienza svoltasi sabato in tribunale a Torino del ricorso presentato dalla FEOM contro la NewCo che Fiat ha costituito a Pomigliano nell'ambito del progetto di Fabbrica Italia. Questo ricorso, ha detto Marcegaglia, ci preoccupa. Mi pare però che l'altro giorno il giudice abbia riconosciuto la legittimità degli accordi aziendali e questo è molto importante. Auspichiamo che venga data ragione alla Fiat. Ed è proprio in vista dell'incontro di venerdì prossimo, che sarà decisivo per il futuro delle relazioni industriali italiane, che la CGIL si prepara a rilanciare la sua proposta di riforma della contrattazione, che prevede nuove regole che diano spazio sia alla democrazia sia all'effettiva rappresentanza dei sindacati nei luoghi di lavoro e a livello nazionale. Si ribadisce la difesa del contratto nazionale, si prevedono regole certe per rendere erga omnes la validità dei contratti. Crisi. Grecia, Eurogruppo, slitta ok a quinta tranche prestiti. Slitta la decisione sull'erogazione della quinta tranche di prestiti alla Grecia da parte di UE e Fondo Monetario Internazionale. L'Eurogruppo, dopo 7 ore di riunione, ha deciso che solo l'approvazione da parte del Parlamento greco delle nuove misure per il risanamento delle finanze del piano di privatizzazioni spianeranno la strada per il prossimo esborso entro la metà di luglio. La quinta tranche di prestiti è pari a 12 miliardi di euro. Crisi. Intanto l'Eurogruppo dice sì a un accordo che coinvolga anche i privati nel risanamento della Grecia. I ministri dell'Eurozona, come si legge in una dichiarazione dell'Eurogruppo, si sono detti d'accordo sul coinvolgimento anche dei privati nel nuovo piano di aiuti alla Grecia, ma ancora nessuna decisione è stata presa sulle modalità di tale intervento. I ministri, si legge nel comunicato, accolgono favorevolmente la ricerca di un coinvolgimento volontario del settore privato nella forma di un informale volontario rollover dell'attuale debito greco alla sua scadenza per una sostanziale riduzione dei finanziamenti necessari anno per anno, evitando un default della Grecia. Rifugiati, più di 15 milioni nel 2010, dato più alto degli ultimi 15 anni. Non sono mai state così numerose negli ultimi 15 anni le persone costrette alla fuga in tutto il mondo, ben 43,7 milioni, quasi come l'intera popolazione della Colombia o della Corea del Sud, oppure quella della Scandinavia e dello Sri Lanka, sommate insieme. È quanto emerge dal rapporto dell'UNCTAD Global Trends 2010, presentato oggi a Roma durante una conferenza stampa a cui ha partecipato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Antonio Guterres. Secondo il rapporto, i 4/5 dei rifugiati nel mondo sono accolti dai paesi in via di sviluppo e questo avviene in un periodo caratterizzato da crescenti sentimenti di ostilità nei confronti dei rifugiati in molti stati industrializzati. In base ai dati, molti dei paesi più poveri nel mondo accolgono una vasta popolazione dei rifugiati, sia in termini assoluti sia in proporzione ai loro sistemi economici. Il Pakistan, l'Iran e la Siria ospitano il maggior numero di rifugiati, con rispettivamente 1,9 milioni, 1,1 milioni e 1 milione di persone accolte. Il Pakistan risente dell'impatto economico maggiore con 710 rifugiati per ogni dollaro pro capite del PIL, seguito dalla Repubblica Democratica del Congo e dal Kenya. La Germania, il paese industrializzato con la più alta popolazione di rifugiati, 594.000, accoglie 17 rifugiati per ogni dollaro pro capite di PIL.